Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news a Gaza, nuovi raid sulla striscia. Meriam è arrivata a Roma, accolta dal premier Renzi. La Concordia già percorse 48 miglia. Non si fermano i raid israeliani su Gaza contro i miliziani di Hamas, intensi combattimenti. Il bilancio è di 25 morti, tra cui 3 bambini. Revocato intanto il provvedimento di sospensione dei voli americani per e da Israele, adottato martedì per timori relativi alla sicurezza aerea. Meriam, la giovane cristiana condannata a morte a Khartoum in Sudan per apostasia e poi liberata, è arrivata con i 2 figli e il marito in Italia su un volo della presidenza del Consiglio. Con lei il vice ministro agli esteri Lapo Pistelli, che segue da tempo il caso della donna sudanese. Ad accoglierla il presidente del Consiglio Matteo Renzi, accompagnato dalla moglie Agnese e il ministro degli esteri Mogherini. Prosegue il viaggio della Concordia verso Genova. La nave ha già percorso 48 miglia a una velocità di 2 nodi. Ora è ovest di Pianosa e sta percorrendo un breve tratto orizzontale tra Toscana e Corsica. In mattinata cambierà rotta, dirigendosi verso nord. Non è stato rilevato alcun segno di inquinamento. 2 ore di agonia prima di morire in Arizona per un condannato a morte con una iniezione letale. La vicenda ha riacceso le polemiche sulla pena capitale negli Stati Uniti. L'uomo, 55 anni, condannato per aver sparato e ucciso la fidanzata di suo padre, è rimasto in agonia per 116 minuti dall'inizio dell'esecuzione. Non si arresta l'emergenza sbarchi. Altri 620 migranti sono stati soccorsi a sud di Lampedusa dalla nave Urania della Marina Militare. L'imbarcazione è una delle unità impegnate nell'operazione Mare Nostrum. Tra le persone soccorse 167 donne e 37 minori. L'estate ancora non vuole stabilizzarsi. Nei prossimi giorni l'Italia sarà dominata da condizioni variabili, specie al centro-nord, con rovesci e temporali sparsi. Ci sarà comunque spazio per ampie schiarite, seppur temporanee. Andrà meglio invece all'estremo sud, sulle isole maggiori, con prevalenza di sole. Vittoria di prestigio per la Roma, che ha battuto 1-0 il Liverpool nell'amichevole disputata al Fenway Park di Boston e valida per la Guinness Champions International Cup. A decidere la sfida una rete di Marco Borriello al 90esimo. Oltre al risultato, per il tecnico Rudy Garcia arrivano indicazioni positive dei nuovi acquisti Aiturbe e Keita.